voglia di estate? Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato la borsa Janira, che praticamente urla estate perché l'ho realizzata in rafia. Abbiamo dei manici in bambù e non solo, particolarità di questo progetto è proprio l'effetto pelliccioso che abbiamo sul bordo superiore. Lo so, è una borsa estiva e abbiamo l'effetto pelliccioso, cosa sarà mai? Ma tranquille perché ho utilizzato un cordoncino che già conosciamo e già abbiamo utilizzato per la realizzazione della borsa Misia e la borsa Taisha. Sto parlando di Indafur che, essendo un 100% polipropilene, può essere utilizzato benissimo anche per la stagione primaverile estiva. Infatti, andiamo direttamente all'occorrente. Cosa ho utilizzato per realizzare questa borsa molto molto deliziosa? Un fondovale 20x10, due rocchie di rafia e qui aprite bene le orecchie perché sono arrivate finalmente le tanto attese rocchie di rafia da 100 grammi. Quindi abbiamo delle rocchie più piccole con un prezzo più accessibile, in modo tale che chiunque può acquistare questa bellissima rafia, vi ricordo essere 100% made in Italy, super morbida e bellissima da lavorare. Io l'ho utilizzata anche l'anno scorso per realizzare vari progetti, borse, cappelli, insomma, se mi seguite da tempo lo sapete. Quindi ho utilizzato due rocche di rafia da 100 grammi e vi sono più o meno 248 metri di rafia stessa, uncinetti consigliati 3,5, 4 o 4,5. Io ho utilizzato l'uncinetto numero 4, ma anche il 4,5 per la lavorazione di Indafur e anche il 3,5. Poi vedrete tutto passo passo durante il tutorial. Poi ci occorrerà chiaramente una rocca di Indafur per andare a realizzare questa bordura pellicciosa e vi rimarrà praticamente quasi la rocca integra. Per cui sia con quello che vi avanza della rocca in rafia, ovvero questa, che con la rocca che vi avanza di Indafur potreste realizzarci qualche altro progetto. E infine ci occorrerà una coppia di manici in bambù da 14-15 cm. Poi ditemi anche la vostra, l'abbinamento colori non è spettacolare? Io praticamente impazzita per questa borsa perché è davvero bellissima. Poi c'è il verde, sapete che io amo il verde. E insomma, adesso tocca a voi farmi sapere cosa ne pensate. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Come sempre vi lascio sotto a questo video i link per reperire o il kit o i materiali, trovate tutto sotto a questo video nel box in descrizione. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Ovviamente partirò dal fondo, prendo la rafia, vado a fare un cappio uncinetto 3,5 soltanto per la lavorazione all'interno dei fori. Cappio sull'uncinetto, direttamente vado a lavorare un foro qualsiasi e faccio i primi due punti bassi. Credo farò anche in questo caso due punti bassi per ciascun foro e quando arrivo all'angolo ne faccio tre, ma vediamo. Intanto ne lavoro due. Uno e due, ok, sono al primo foro dell'angolo, intanto ne lavoro tre, uno, due, tre, ok, procedo con due, uno, due, sì, farò sicuramente così, due punti in ciascun foro e nel foro dell'angolo ne faccio tre. Continuo così per tutto il giro. Ultimi due punti e chiudo il giro, anche se lavorerò in tondo. Infatti, per questo mi occorrerà un marcapunti. Intanto entro nel primo punto e faccio il primo punto basso. Cambio anche il numero di uncinetto, passo al 4 e il primo lo segno. Ora, durante questo giro andiamo semplicemente a lavorare un punto in ciascun punto.
Sempre a punto basso. In questo modo vedo anche se occorrono altri punti oppure ne devo togliere qualcuno. Insomma, vediamo, ma fino ad ora mi sembra che tutto vada bene. Gli aumenti che ho distribuito in ciascun angolo vanno bene. Quindi intanto continuerò così. L'uncinetto 3,5 cammina da solo nel frattempo. Ok, possiamo continuare così per questo primissimo giro. Ho gli ultimi due punti, quindi uno e due. Ora continueremo sempre a lavorare comunque dei punti bassi, ma in maniera diversa. Visto che la rafia è molto morbida, garantiamo una certa rigidità al corpo della borsa. Così, volendo, potremmo utilizzarla anche per la spiaggia. Primo punto. Entro nel primo punto e prendo la rafia. Entro sempre nel primo punto, ma alla base, durante il primissimo giro all'interno dei fori, e prendo il filo. Tre asole e chiudo. Questo è il primo punto. Punto successivo, entro, prendo la rafia, vado proprio alla base, tre asole e chiudo. Quindi 1, 2 e chiudo. Poi la rafia è anche sfumata, quindi ci sarà un bellissimo gioco di colori con questo punto super semplice. Per cui continuo, tre asole e chiudo e vado avanti così per tutto il giro. 1 e 2. 1 e 2. 1, 2. 1 e 2. Guardate che bellissima texture e nello stesso tempo è rigidina. Per cui continuiamo così per tutto il giro, così poi vi mostro come continuare nei giri successivi, ma anche lì è super semplice. Penultimo punto, ultimo punto. Vi faccio vedere un'altra volta l'effetto. È davvero bellissimo, guardate. Lavorazione fitta, che è quella che cerchiamo comunque. Ora tolgo il marcapunti. E durante questo terzo giro vado a fare un giro a punto basso normale, per cui, per come avrete sicuramente intuito, alterneremo un giro a punto basso normale e un giro a punto basso doppio allungato. Penultimo. E ultimo punto basso. Ora, proprio come abbiamo fatto durante la seconda riga, andiamo a lavorare il punto basso allungato. Quindi entro nel primo punto e nel punto alla base dove abbiamo lavorato il punto basso. Prendo il filo e la rafia e chiudo. E di nuovo 1, 2 e chiudo. 1, 2 e chiudo. 1, 2 e chiudo. Quindi insieme abbiamo fatto soltanto 4 giri. Per andare avanti bisogna ripetere questi due fatti insieme. Bene, amiche ed amici, corpo borsa terminato. In totale ho lavorato 40 righe, alternando il punto basso e il punto basso allungato. Come notate, la texture è semplice ma molto bella, si addice secondo me al filato utilizzato, ovvero la rafia. Sembrano quasi dei mezzi punti, se ci fate caso, non so se l'avete percepito. Comunque, una volta fatto questo, possiamo andare a staccare la rafia. Vado a fare un paio di punti bassissimi, quindi uno, due, anche tre, dai. Nemmeno si nota lo scalino, tra l'altro. Ora stacco un po' di rafia. Questo è ciò che mi rimane della seconda rocca. Quindi, volendo, potreste farci qualche altro progetto, anche una pochette, una bustina da spiaggia. Mi aiuto con un ago. Entro nel punto successivo, al centro dell'ultimo.
e vado a fare, diciamo, un punto bassissimo con ago e filo. Disperdo l'eccesso tra i punti ed il gioco è fatto. La bag misurerà 32 cm per 21 cm di altezza. Sì, esatto. Adesso applichiamo i manici. Adesso vi mostro la tecnica per facilitare l'applicazione dei manici. Dunque, intanto prendiamo le misure e dividiamo a metà. Centriamo per bene i manici. Io, per esempio, ho 10 cm a destra e 10 cm a sinistra. E andiamo a bloccare con un po' di raffia sia la zona centrale che i due lati. Ho fatto passare la raffia attraverso un punto del corpo della borsa e poi ho fatto due nodini bloccando anche il manico. In questo modo non si muoverà e possiamo cucire con tutta tranquillità. Infatti farete questa operazione in pochissimo tempo. Poi ho preso dell'ago, un po' di raffia in doppio e vado a cucire esattamente in questo modo. Non mi devo preoccupare se il manico si sposta, assolutamente no, perché è ben fissato. Quindi entro nello stesso punto dove già ho bloccato il tutto con la raffia in due e vado a bloccare così. Non bisogna essere troppo precisi perché poi vedrete il motivo, anche se già l'avete visto in anteprima. E quindi praticamente procedo lavorando riga per riga. Ovviamente ho posizionato il manico al di sotto della terza riga, quindi tra la terza e la quarta riga. Vado a cucire semplicemente in questo modo, molto molto semplice. Stringo per bene. Ok, blocco l'altra estremità, faccio anche qui almeno due passate e vedrete che il vostro manico non si muove affatto. Porto la raffia all'interno e vado a bloccare per bene. Poi l'eccesso, come al solito, lo disperdo. Può sembrare un'applicazione esile, ma in realtà non è così. I manici devono reggere, insomma, la borsa e tutti gli oggetti all'interno. Taglio l'eccesso e voilà, guardate, ben saldato, ben fissato. Se non siete sicuri, potete fare sempre una doppia passata. Come notate, non sono stata super precisa, non mi importa, a me importa soltanto che ho fissato per bene i manici. Chiaramente potrete foderare la vostra borsa, potrete irrigidirla, piuttosto che irrigidirla, la fodererei. Ora andiamo a realizzare una striscia, una fascia da 67 cm che corrisponde alla circonferenza della nostra borsa. Sul bordo superiore. L'andremo a applicare sul bordo superiore, non solo impreziosirà la nostra borsa, ma andrà a coprire anche la cucitura dei manici. Ovviamente utilizzerò Indafur, che conferisce alla borsa questo effetto pelliccioso ma estivo, perché vi ricordo essere un 100% polipropilene, per cui questo filato si può utilizzare sia per l'estate che per l'inverno. E quindi perché non andare quest'estate a spasso con una borsa in raffia effetto pelliccia? La trovo un'idea fantastica. Facciamo un cappio uncinetto 4 e mezzo questa volta e avviamo 6 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6. Se volete conferire una larghezza maggiore, fate più catenelle. Il procedimento è sempre lo stesso. Poi, a partire dalla seconda, andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella. 2, 3, 4, 5 catenella, girate le righe, se volete le potete anche distendere così vedete i punti, guardate, mano molto morbida, così non fate fatica a vedere i punti, insomma. E ripetiamo, 1, 2, 3, 4 e 5. Catenella, giriamo il lavoro, allarghiamo, guardate i punti dove sono ben visibili. Mano sempre morbida, questo è il trucchetto e vedrete che non avete difficoltà a lavorare questo filato. 2, 3,
4 e 5. Continuerò in questo modo fino a raggiungere 67 centimetri, che è la circonferenza del bordo superiore della mia borsa. Bene, una volta raggiunti i 67 centimetri, cosa faccio? Vado a cucire le due estremità. Preferisco farlo con l'uncinetto stesso per evitare di cucire con ago e filo. Io mi trovo meglio così. Casomai voi staccate il filo, vi aiutate con un ago e andate a cucire. Poi, tra l'altro, sto facendo al contrario, perché magari normalmente andremmo a cucire la zona inferiore, poi ciò che ci rimane delle due estremità. Io invece faccio al contrario perché lo trovo molto comodo. Quindi faccio una catenella. Ora so che magari non vedrete nulla, però una volta che avete il lavoro tra le mani, tranquilli che vedete tutto. Per esempio, qui io ho i 5 punti bassi. Non farò altro che entrare nel primo punto, entrare nel primo punto dei 5 dell'altra estremità, quindi delle catenelle iniziali. Il punto è qui. Prendo in da four, lo faccio passare attraverso i punti e chiudo a punto basso. Quindi primo punto, secondo punto, terzo punto, quarto punto, quinto ed ultimo punto. Perfetto. Quindi faccio una catenella di sicurezza, stacco in da four, avete visto, è stato super veloce con uncinetto e cordoncino stesso. Poi l'eccesso me lo vado a nascondere in un secondo momento, quindi sistemo per bene il tutto, così, guardate che bellissimo effetto. Per cui adesso non mi rimane che andare a cucire riga con punto basso, riga con punto basso. Per fissare questa bordura pellicciosa non ci giro troppo intorno, utilizzerò l'uncinetto 3,5 e in da four stesso. Anche in questo caso, se vi viene più comodo utilizzare l'ago e il filato o la raffia, fate pure. È chiaro che ognuno utilizza la tecnica con cui si trova bene. Io mi trovo meglio in questo modo anche per questioni di tempo. Faccio prima in questo modo e poi avrò anche l'effetto pelliccioso sulla zona superiore. Ho fatto un cappio, mi aggancio in una riga qualsiasi, anche qui non bisogna essere troppo precisi perché il filato ce lo permette. Porto il cappio sull'uncinetto e blocco con una catenella. Poi molto tranquillamente entro nella riga successiva o comunque nel punto successivo, faccio un punto basso. E procedo in questo modo. Non è detto che la riga con in da four deve corrispondere al punto basso del corpo della borsa. Ve l'ho detto, non bisogna essere precisi. L'importante è che il lavoro sia fatto bene. Come notate, il lavoro risulta scorrevole, non c'è alcuna difficoltà, secondo me. So che molti di voi mi diranno: "Ah, ma io con questo filato non riesco a vedere i punti." Cioè, non è che li veda anch'io in questo momento, vedo le righe le vedo se sposto, ma io ad ogni modo so che lì c'è la riga, entro e blocco. Non faccio punti bassissimi perché altrimenti vado a stringere la zona superiore e io non voglio stringere, voglio solo applicare la bordura. Ovviamente quando ci ritroviamo sulla zona centrale dove c'è il manico, possiamo anche allungare l'asola di in da four. Passare direttamente alla riga successiva e andate a bloccare ulteriormente i vostri manici in questo modo. E poi si prosegue. Quindi riga con punto basso. 1 e 2. 1 e 2. E così via. Qui allunghiamo l'asola fino alla fine. Sono arrivata al termine del giro. Se vi ricordate, sono partita dopo il manico, quindi anche qui allungo l'asola giusto per ripetere lo stesso procedimento. Quindi blocco con un punto basso. Magari faccio un punto bassissimo nel punto successivo. Poi faccio una catenella. Stacco in da four e mi porto il lavoro all'interno.
E poi posso benissimo staccare in Dafur perché non si disfa nulla. E voilà, borsa completata, che dire, è spettacolare. Allora, l'effetto pelliccioso c'è di gran lunga, non è necessario andare a strofinare con le mani, però se volete potete anche farlo per rifinire per bene. È davvero deliziosa, vi rimarrà la rocca quasi integra di Indafur, quindi volendo potreste farci qualche altro progetto, anche per esempio la borsa Taisha. E vi rimarrà anche della raffia. Se volete realizzare la borsa molto più grande, potete utilizzare o una base da 24 oppure una base da 30-32 cm. Se utilizzate per esempio la base da 32 cm, il modello verrà similcoffa, che tra l'altro non è male con questo effetto pelliccioso. Io spero che questo progetto vi piaccia, a me piace moltissimo, devo dire. Come dimensioni ci siamo, è fattibile. Siamo sempre a 33, sì, vi avevo dato le misure prima e qui siamo a 23 centimetri. Sì, ho imbottito la borsa chiaramente mettendo all'interno degli oggetti. Il corpo borsa prende forma e quindi è normale che un po' la lavorazione tende ad allungarsi anche perché ho messo i manici. Amiche ed amici, rieccoci qui. Siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero tantissimo che la borsa vi sia piaciuta e che proviate a replicarla. Se volete acquistare il kit o i materiali, trovate tutti i link che vi riportano al kit al materiale sotto a questo video nel box informazione. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo contenuto. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità e seguimi anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima, un bacino a tutti!